Oggi dal contadino ho preso solamente queste prugne qui settembrine, così molto dolci e abbastanza mature. E sei pere Williams rosse, che sono molto dolci. E ho preso quattro cachi per iniziare la stagione. Questi sono Questi cachi cachi sono. naturali. E sappiate che i cachi che trovate al supermercato vengono purtroppo fatti maturare con dei gas che provengono chimici e che mimano, diciamo, la funzione che avrebbero avuto le mele un tempo, perché i cachi, no, si mettono a maturare con le meline. E il motivo per cui ho preso solamente quella frutta è perché nei giorni scorsi, non so, notate la quantità di mele che ci sono qua dentro? I giorni scorsi, praticamente vicino casa di mia suocera, c'era un piccolo contadino che vendeva direttamente alla gente, non da niente, alle sue piante, purtroppo. È morto, è deceduto e la moglie non sa cosa fare perché non riesce a raccogliere tutta la frutta. Allora, permette alla gente di andare lì e di prendere direttamente dagli alberi le mele. E quindi noi ne abbiamo veramente fatto un'incetta. E ci sono tante varietà di mele, ci sono le renette, queste qua. Poi, questa è la rosa romana. Bella, bella, ragazzi, sono buonissime. Poi penso che ci siano tipo delle pink golden. Qua ci sono delle anurche. Insomma, che meraviglia. Ah, e poi vi volevo dire una cosa. Adesso mi faccio vedere. Ciao, ciao ragazzi. Sono stata per 3 giorni al mare a Ibiza. E sono stata ospite di una mia cara amica che ha un giardino meraviglioso. Ma che dire, il giardino è proprio un parco meraviglioso. E quindi ha tantissime varietà di frutta e qua ce ne sono rimaste solo due: melograni colte dall'albero e non potete capire, ragazzi, a parte che sono enormi, ma il giorno che le abbiamo raccolte proprio dai suoi alberi, che naturalmente non ci dà niente, lei è molto interessata al biologico. Ci siamo fatte la spremuta di melograno, ragazze, e era una cosa fantastica, cioè non potete capire veramente la bontà. Ho anche un brufolo. La bontà di quella spremuta. Cioè era talmente dolce, ma oddio, c'è cioè un sorso e boom! Cioè, quella è veramente le vitamine della frutta. Altro che comprare al supermercato della roba che chissà che poverina presa da degli alberi super acerba ancora. E quindi ho preso un bel po' di melograni da portarmi a casa e io utilizzo. E diciamo uno spremitore a freddo di succhi e vi farò vedere come faccio questa spremuta. Penso che la mischierò con qualcosa perché solo melograno è veramente fortissimissimissimissima. E cavolo, ragazzi, è troppo buona, troppo buona. E poi il melograno è un importantissimo antitumorale, ha delle proprietà meravigliose. E poi un'altra cosa che ho sentito, visto che questa ragazza è abbastanza, ha molte capacità, diciamo, e lì sono riuscita a bere e mangiare il cocco fresco. Vi metterò anche un video se riesco. It's open. Oh my God. Happy.
e l'abbiamo aperta, ci abbiamo messo una vita ad aprirlo perché serve proprio una mannaia. Ma cavolo, bere quell'acqua di cocco e poi fare un buco e con un cucchiaio estrarre tutta quella polpa grassa, grassa, grassa. Di una bontà infinita, voi non potete capire, è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa dal cocco che si trova qua. Io non mi ricordo che ho mangiato il cocco qua in Italia, quando ero piccola, tipo avevo 6 anni, e in spiaggia dicevano cocco bello, e io naturalmente, essendo piccolina, lo volevo assolutamente in ogni modo. E mio padre mi diceva guarda che non ti piace, guarda che non ti piace. Niente, mi facevo prendere questo effetto orribile di cocco, mi faceva schifo, naturalmente lo lasciavo sempre lì. Quindi io ho questo ricordo del cocco orribile. Ma il cocco fresco, non potete capire, è il paradiso. Cioè, tu poi è completo, no? Tu devi fare fatica per aprire la noce di cocco, poi metti la cannuccia, ti bevi tutta quest'acqua di cocco dolcissima. E poi col cucchiaio ti mangi questa polpa che ha un profumo, madò, un profumo e un sapore. Va bene, basta. Va bene. Dai, stasera ci vediamo, probabilmente vi faccio vedere la cassetta del martedì, che mi arriva sempre. Va bene? Ciao! È arrivata la cassetta, anzi, sono due cassette oggi. E vediamo che cosa c'è dentro. Questa volta l'ho presa da 20 euro, 20 eurini. Questi sono le cime di rapa, vedete? Questi fiorellini che eventualmente diventano gialli. Sono buonissime, buonissimissime, leggermente amarognole, fanno strabene. Guardate quante. Uno, cime di rapa. Poi. Mi sa gli ultimi pomodori della stagione. Una vaschetta bella grande. Enorme, direi. Poi. Wow, abbiamo ancora uno scorcio d'estate con i peperoni gialli, rossi e le zucchine. Qua ci sono le zucchine tigrate, quelle con le coste, che qua sono quelle normali, un bel sacchetto grande, grande. E poi qui abbiamo una bella, cos'è? Una lattughina, bella fresca, ci saranno degli ospiti sicuramente, delle lumachine. Poi fagiolini, sono grossissimi, un bel mezzo chilo sarà, 8 etti, due cipolle, una rossa e una tipo tropea. E qui abbiamo il cavolo rapa, e qui mi sento di dover nominare la signorina Rottermeier Vale, che sarà molto felice di sapere che stiamo arrivando verso la stagione dei cavoli rapa. I nostri hanno ancora le foglie, probabilmente perché sono ancora belli freschi. E questo è buono anche da mangiare crudo. Un sapore veramente, veramente buono. La seconda cesta, abbiamo patate, bene, una bella zucca e il nostro cavolo cinese. Qua cosa abbiamo? Ah, sì, perché ci saranno degli incontri. E poi abbiamo le nostre solite ricettine. Oggi si fanno le cime di rapa stufata e l'insalata di cavolo rapa. Perfetto.